Kiko Blengini è stata una partita lunga, ma è arrivata un'altra vittoria. Sì, è arrivata un'altra sofferta vittoria, è stata una partita di sofferenza, è stata una partita dove perso il primo set, eravamo in vantaggio 23-21, ma anche nella fase centrale avevamo un buon vantaggio e ci siamo fatti recuperare. E perderlo insomma, rischiava di compromettere lo stato di fiducia, no? Lo stato mentale, invece i ragazzi sono stati bravi, siamo stati pazienti, siamo rientrati con un secondo set prepotente e poi comunque sapevamo che sarebbe stato ci sarebbe stato da soffrire, lo abbiamo fatto, abbiamo resistito a tutte le rimonte anche quando avevamo vantaggio del Giappone e abbiamo trovato delle buone soluzioni dalla panchina, ha fatto un bellissimo ingresso Daniele Lavia e stiamo continuando a cercare di andare avanti, di fare esperienza e sappiamo che per noi ogni partita oltre ad essere un'esperienza è una partita dura e quindi siamo contenti di aver resistito ed esserci portati a casa la vittoria. Domani c'è l'Australia. Domani c'è l'Australia e ripartiamo da capo. Ripartiamo, adesso capiremo con chi gioca l'Australia che in questa manifestazione fino ad oggi ha cambiato molti giocatori, ma noi prima di pensare all'avversario dobbiamo pensare se possiamo fare qualcosa meglio giorno dopo giorno. Continuiamo a fare fatica ad avere regolarità con il side out, sappiamo che possiamo farlo meglio e dobbiamo continuare a cercare di crescere su quella strada lì e affrontare ogni avversario con le due diciamo missioni parallele, una quella di prepararci a quello che è il tema che ci pone l'avversario, l'altro quello di cercare di fare meglio giorno dopo giorno.